HPE HC250. Semplici, affidabili e veloci. I sistemi iperconvergenti. I sistemi iperconvergenti stanno portando maggiore semplicità all'interno dell'IT delle aziende, sia sul fronte delle operation, sia su quello della pura manutenzione, definendo i tempi da dedicarvi e quali invece destinare allo sviluppo di nuovi progetti innovativi. Vantaggi soprattutto per le aziende distribuite, che con piccoli data center in a box possono anche senza personale IT specializzato gestire le filiali remote da un'unica console, integrando la parte computazionale, quella storage e quella relativa alla connettività e reti. Un'esperienza di gestione unica rispetto al passato. Avvicinando così il business all'IT, fornendo una soluzione rapida, di facile consumo e che consente di implementare l'idea di un'azienda velocemente, visto che l'integrazione di tali sistemi nel contesto di un data center avviene nel giro di soli 15 minuti, con una flessibilità garantita, dal poter integrare tali elementi sia in sistemi tradizionali sia in ambienti nuovi, essendo basati sulla virtualizzazione. Gli investimenti sono adeguati alle necessità. Attraverso i sistemi iperconvergenti si riducono del 50% le risorse, intese come spazi nel data center, impegno del personale, tempo e costi, proprio per il fatto che lo storage è software defined, consentendo di applicare tale modello anche su contesti tradizionali e utilizzando strutture già presenti in azienda. Un contesto pratico può essere quello rappresentato da un progetto multi-site, dove tradizionalmente si dovrebbero acquisire separatamente infrastrutture server, storage e la relativa connettività SAN, magari da vendor diversi, mentre nell'opzione iperconvergente è sufficiente avere mattoncini in ogni sede, gestibili da appliance attraverso un'unica console. Per di più, aprendo una finestra verso il cloud, che nei sistemi tradizionali diventa più complesso attivare. Le caratteristiche più evidenti dei sistemi HPE HC250, modelli di punta della famiglia dei sistemi iperconvergenti di Hewlett-Packard Enterprise, sono quindi semplicità e rapidità di implementazione, calcolabili sia lungo il ciclo di vita del sistema sia in quello di startup, con affidabilità vicinissima al 100%. Gli elementi vincenti per i clienti sono, riassumendo, la possibilità di inserire in maniera semplice l'iperconvergenza in contesti già avviati di data center, oltre a integrarlo in sistemi distribuiti, senza vincoli. Dal punto di vista dei partner, invece, i vantaggi stanno nella possibilità di costruire un'offerta semplificata con un sizing facilmente intuibile, essendo upgradabile con un modello a mattoni, con costi definiti e quindi facile da quotare al cliente. Senza contare che con i sistemi iperconvergenti si spiana la strada verso il cloud, partendo dal cloud privato, passando per forme ibride fino ad arrivare al public cloud, dove far risiedere i servizi.